È ormai iniziato a Pisa l'Internet Festival, in programma dal 4 al 7 ottobre in vari luoghi della città. Tra i vari eventi, sabato 6, è previsto un incontro sulle start-up nate grazie al web, alla Scuola Superiore Sant'Anna. Tra le 5 neoimprese che verranno presentate tra le 15 e le 19 c'è anche Desal, una piattaforma di crowdsourcing che connette le aziende con creativi e designer da tutto il mondo. Davide Scomparin ci ha dato qualche anticipazione sulla app Desal. Il progetto Desol nasce da un nuovo modo di pensare il prodotto. E con il nostro metodo di sviluppo prodotto vogliamo dare la possibilità agli addetti ai lavori, ma anche al consumatore finale, di poter contribuire e partecipare alla fase di ideazione, progettazione e realizzazione di un prodotto. Come funziona l'app? Il funzionamento della piattaforma di Desol è molto semplice. Il cliente lancia un contest a seconda delle proprie esigenze. A questo contest la community di designer risponde inviando le proprie proposte progettuali. Alla fine della fase di invio delle proposte inizia una fase che noi abbiamo chiamato di community vote, e che rappresenta per il cliente una piccola ricerca di mercato sui prodotti che potrebbero funzionare meglio sul mercato, appunto. Finita la fase di community vote, il cliente, in base alla graduatoria, va a scegliere il prodotto vincitore. Prodotto vincitore e il designer portano a casa il compenso in denaro. Le proposte però che non vincono hanno comunque la possibilità di guadagnare, perché nel caso in cui vengano prodotte in un secondo momento, il cliente è tenuto a riconoscere delle royalties ai progettisti. Allora, In quante siete a portare avanti il progetto e cosa vi accomuna? Una laurea? in questo momento il team di Desol è composto da tre persone: ci sono io, Davide Scomparin, che sono il fondatore, poi c'è Fabio Dal Colle, Art Director, e Davide Bavatto, il Community Manager. Ci accomuna la passione per il design e per l'innovazione in generale. Dal punto di vista economico, come sta andando? Riuscite a viverci? Desol è online da 2 mesi e le prospettive che vedo sono positive, perché stiamo stringendo e pianificando collaborazioni con marchi importanti italiani e internazionali nell'ambito del design di prodotto. Come siete approdati all'Internet Festival? Essendo incubati all'interno del parco tecnologico di Edge Farm, un posto fantastico per quanto riguarda le connessioni con altre start-up e con aziende per cui abbiamo una visibilità nazionale e internazionale rilevante, e appunto questa visibilità ci ha permesso di arrivare all'Internet Festival quest'anno. Consigli per altri giovani con idee brillanti? Il consiglio che mi sento di dare ai giovani che hanno idee brillanti è quello di crederci. Partire con una startup non è semplice, perché è fatto di, cioè una cosa fatta di molti sacrifici, però se uno è spinto dalla passione per quello che fa, secondo me a lungo andare porta a casa qualcosa. Volevo concludere dicendo che c'è una novità importante in arrivo per lo sviluppo di Desol. Però ce la teniamo per tutti gli iscritti appunto a desol.com, per cui ci vediamo su Desol.